Allora, com'è Padova? Anche voi qui siete venuti a trovare Sant'Antonio e tra poco è la festa del patrono di Padova. Eh sì, veniamo sempre tutti gli anni, la nostra parrocchia viene tutti gli anni a Padova. Com'è Padova quest'anno? È uguale, è più cara per quel poco che avete visto perché siete appena arrivate? Non abbiamo ancora fatto nessuna niente, spesa, una città niente, molto tranquilla, una basilica proprio tranquilla che mette pace, mette... non so che dire. Perché adesso per il caro non possiamo dirlo perché non abbiamo ancora fatto nessuna spesa. Lei vuole aggiungere qualcosa? Non sappiamo, un bel viaggetto è da ripetere anche nel prossimo anno. Certo. Molto, molto istruttivo, abbiamo avuto un fraticello dentro che ci ha spiegato bene molte cose. Vita di San Francesco. Ecco, posso chiedervi qualcosa? Cosa vi ha spiegato? No, per prima cosa, quello che ci ha sempre colpito è di parlare bene, far capire anche quando una persona ha sbagliato, ma in un certo modo, cioè di non, come si dice, di non farla rimanere male, però neanche di far silenzio, no? Cioè di far capire a questa persona che si è comportata male con il debito modo, perché Sant'Antonio ci dice questo, perché la sua lingua è rimasta intatta, eccolo, perché lui era capace di parlare alla gente. Ascoltate, tanti anni che venite a Padova, ma visitate solo la Basilica oppure visitate anche le piazze, qualcos'altro, la Cappella degli Scrovegni? Cosa avete visitato in questi anni? Chiedo a lei. No, è la prima volta, adesso visitiamo col nostro parroco, lo seguiamo e vediamo quello che ci fa vedere. Santa Giustina, la cosa di Santa Giustina che non sono ancora andata e sarebbe la prima volta. Per lei lo stesso, giusto? Lo stesso, sì, per me stesso. Grazie mille, grazie a tutti.